Sabato 2 aprile finalmente inaugura il Magic World. Il parco divertimenti si fa ancora più grande, con tante nuove attrazioni. E non è finita, perché quest'anno al Magic World il giorno dopo entri gratis e il divertimento raddoppia. Dal 2 aprile tuffati in un mondo di allegria. Magic World è sempre aperto di sabato e domenica. Tangenziale di Napoli, uscita Licola. Info 081 85 46 792. www.magicworld.it. Cabaret, come sempre da Copione, partiamo dal liceo artistico di Marcianise. Marcianise, vieni! Allora, io velocemente, sì, adesso ci portano i microfoni, sempre Enzo che non si fa vedere, vorrei sapere in cosa vi esibite, cioè nella prova di recitazione cosa farete? Allora, una scenetta comica che è scritta da me e inventata da me. Un cabaret scritto da te, ideato sì. Da te, che ti chiami? Montantonio. Montantonio. E lei? E lei cosa Ornella. Fa? Io sono la moglie. Ah, lei, tu sei la moglie? Sono dillo la moglie. Al micro, sei la moglie? Sì. Allora, vediamoci questa scenetta comica e poi voi votateli sul sito www.starschooltv.com. Sei mitica. È sempre la solita, spegne la luce e oggi camminando scura. A quest'ora si viene! Ma perché, che ora si è fatta? E vedi! Va bene, sì, ho fatto tardi, poi la coppa pure è tua, perché me lo potevi dire che questa casa aveva un orario di chiusura, no? Che tornavi domani mattina. Andò, fammelo lo spiritoso, dove stavi? Ma secondo te no? Vestito così, tutto sudato e sporco. Dove stavo? A mare ad abbronzarmi. Sono andato al lavoro. Sono venuto alla caserma e non c'eri. Dove stavi? Con chi mi tradisci? La conosco a questa. Dove abita? Che stai facendo ora? Me lo sto segnando, no? Parli così in fretta che non ho capito proprio nulla. Andò, meno male che i nostri figli non sono spiritosi come i padri. A proposito dei figli, a me stiamo parlando poco. L'altro giorno venne tuo figlio vicino a me. Nostro figlio. Tuo figlio. Ha tagliato la capa a mamma. Gli ha capo da tagliasse a te, da tagliasse. Ha tagliasse a tutti e due, la capa. Certo, papà, ho messo incinta la ragazza. Mi servirebbero 5.000 euro. E che fa? Quelli sono ragazzi. E sono ragazzi. Che usciamo, papà. E dopo, anche l'altro tuo figlio. Disse, papà, la mia ragazza aspetta due gemelli. Mi servirebbero 10.000 euro. E che fa? Quelli sono ragazzi, si devono godere la loro vita. Sono godiavi, usciamo fatichi. Nel portafoglio, il giavolo non le fa fare. Si urlassero pure i soldi, se siamo proprio inguaiati. E meno male però che c'è quella figlia mia che mi disse, papà, aspetto tre gemelli. Finalmente incassiamo qualcosa di sorti. Andò, tu devi andare da un psichiatra, lo sai. Che cosa? Un psichiatra. O psichiatra? Per due domande al giorno. Tu mi fai una capa tante domande, 24 su 24, non ti prendi nulla, no? Tanto vale che mi curi tu. E dopo, proprio ieri, sono tornato da un viaggio rilassante. Con me? Ieri non è con maglia da mia mamma all'aeroporto. E appunto, no, più viaggi rilassanti di questo si muore nella vita. Andò, mi stai facendo salire i nervi. È la solita maleducata. I nervi salgono e se non fatrasi mai nessuno da sta casa. Già, ma quando si scende... Ma... Ma quando si scema la mia figlia ci deve avere una famiglia amorevole, affettuosa e unita. Dice sempre la stessa cosa. La famiglia è come Dio. C'è chi ci crede e chi non ci crede. La famiglia non ci crede proprio. Lasciamo perdere, dai, comunque, visto che hai detto che sei andata al lavoro, che cosa hai fatto? Ma che devo fare? Ogni giorno il maresciallo mi dice, andò, mamma accatto un giornale. Io mi sono proprio rotto. Sai cosa ho fatto? Che si fa? Ha cercato 7 copie, a questo numero non mi è pescato per una settimana. E non se ne è accorto? Ma che se ne deve accorgere?
chi l'ha tanto, e dopo fanno i bazzaretti con le carabinieri. Ma perché ne fanno in coppa gli automobilisti? Che su scemo in coppa settimo si chiude, scende sempre vicino alla stessa pianta. Andò, non c'è niente da fare, tu non vuoi lavorare proprio. Ah, un po' di fatica, capisco il giornale ogni mattina, più fatica comunque, che ma non cambiare discorso, voglio sapere dove sei stato. Uff, mi rotto proprio, da già tradito, con una persona speciale. Ovvero, e chi è? Io, ovvero. La conosco a questa. Questo? E mo lasciamo stare, come maresciallo mi aspetta. Complimentoni, bravi. Loro sono i ragazzi del liceo artistico di Marcianise. A te la parola. Grazie. Grazie.